Da oltre 110 anni, il Keren Keyemet Israel rende Israele più verde, salvaguardando gli spazi aperti, occupandosi delle foreste e dei parchi nazionali, sviluppando risorse idriche ed educando le persone alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. Il KKL è responsabile di 150.000 ettari di foreste e boschi naturali in Israele e ha piantato finora circa 240 milioni di alberi. Il KKL opera come servizio forestale israeliano, lavorando in stretta collaborazione con il governo per gestire, mantenere e curare le molte foreste naturali e artificiali sul territorio nazionale. Il KKL pianta alberi e attua una politica proattiva di rimboschimento al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Le foreste artificiali e i liman nelle zone aride e semiaride del Negev prevengono l'erosione del suolo e la desertificazione. Le foreste del KKL influenzano l'ambiente di Israele in diversi modi. Aiutano ad arrestare la desertificazione, influenzano favorevolmente i cambiamenti climatici, creano polmoni verdi nelle aree residenziali e promuovono la biodiversità. Il KKL crea e mantiene parchi e spazi aperti sostenibili a beneficio di tutti gli abitanti di Israele. I parchi biosferici sono il perfetto bilanciamento tra le persone e l'ambiente. Il KKL investe anche nell'educazione ambientale dei giovani e della comunità attraverso iniziative come le foreste comunitarie e le attività per ragazzi. Le foreste sono centri turistici e ricreativi di grande importanza in Israele. Le foreste del KKL sono aperte al pubblico gratuitamente e offrono numerosi sentieri per escursioni e passeggiate, oltre a percorsi ciclabili per l'ecoturismo. Oggi l'agricoltura e la selvicoltura sono più vicine che mai. Il KKL comprende la necessità di un approccio olistico nei confronti dell'ambiente e promuove ricerche pratiche nei campi della selvicoltura e dell'agricoltura. Per sostenere l'agricoltura, il KKL si è anche assunto l'impegno di creare nuove fonti d'acqua dagli affluenti dei ruscelli. Finora il KKL ha costruito oltre 230 bacini idrici e dighe, che forniscono circa la metà dell'acqua utilizzata in Israele per l'irrigazione agricola. Il KKL condivide le proprie conoscenze pratiche e l'esperienza con paesi di tutto il mondo. Esiste ad esempio un progetto in Ruanda, dove il KKL ha collaborato alla creazione di vivai in loco e di alveari. Inoltre, operatori forestali di tutto il mondo vengono in Israele per apprendere dalle guardie forestali del KKL i metodi di rimboschimento e di lotta alla desertificazione, che attualmente è considerata una minaccia a livello mondiale. Grazie agli amici e ai partner di tutto il mondo. Le attività del KKL sono rese possibili grazie al sostegno dei 900.000 amici e dei 45 uffici presenti in tutto il mondo. I molti sostenitori del KKL e le collaborazioni internazionali sono una prova vivente del fatto che quando si lavora insieme si può fare del mondo un luogo migliore, prendendosi cura della nostra terra, dell'acqua, degli alberi e delle persone.